Sì, sono Francesca. Come state? Come stanno andando le vostre giornate? Con i volontari e gli operatori del centro diurno, in questi giorni abbiamo pensato di venire a trovarvi, anche se in modo virtuale, in attesa di poterci vedere e riprendere le nostre attività presso il centro. Ci siamo messi al lavoro e immaginato come far ripartire in questo tempo così diverso il nostro progetto, L'isola che c'è. Abbiamo pensato a delle attività e al modo in cui provare a realizzarle a distanza, così da poter rimanere in contatto e passare del tempo insieme. Speriamo possano essere utili al trascorrere delle vostre giornate e in qualche modo a farci sentire sì distanti, ma un po' più uniti. Ciao ragazzi, come state? Io sono Elena, sono un'operatrice del centro diurno di Via Venafro, il centro diurno della Caritas, e con alcuni di voi già ci conosciamo, sono contenta di rivedervi anche se così a distanza, con alcuni invece magari ci conosciamo col video, ma poi ci vedremo presto di persona, speriamo. E come vi ha detto Francesca, finalmente il progetto L'isola che c'è riparte, ripartiamo con delle attività. La prima che vi presento, e sono molto felice che riparta perché secondo me è molto bella, è il laboratorio di teatro, che è condotto da Edison, bravissimo, alcuni di voi già lo conoscono, altri invece lo conosceranno adesso. E questo laboratorio funzionerà così: ogni settimana Edison preparerà un video per voi in cui vi farà vedere un'attività che voi a casa ogni settimana potete provare a riprodurre da soli o con le persone con cui siete in casa. E la cosa bella è se riuscite, se ne avete voglia, ci potete rimandare indietro qualcosa, un video, una foto, un testo, qualsiasi cosa. A presto! Ciao, sono Anna. Mi raccomando, riprendete le vostre attività e mandatecele via WhatsApp. Le aspettiamo.